Buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi questa sera qui alla Fabbrica delle E. Ringrazio tutti voi che siete qui in presenza, ringrazio anche gli amici che ci stanno guardando e ascoltando sulla nostra pagina Facebook. Vi do il benvenuto a questo ciclo di incontri che iniziamo oggi. Il nostro ciclo di incontri senza storia, non senza, senza dimora, non senza storia, un incontro che abbiamo voluto e deciso di organizzare grazie al sostegno, al contributo della Fondazione Giuseppe Pericle Lavazza, e tra l'altro ringrazio il dottor Novarese per essere qui con noi oggi in rappresentanza. Bene, il nostro ciclo di incontri si inserisce all'interno di un festival, il Festival dei diritti delle persone senza dimora, Homeless More Rights, che in passato, anzi nella sua scorsa edizione a Bologna, ha visto la partecipazione di tantissime persone venute appunto per conoscere e insomma approfondire la tematica delle persone senza dimora. Questa sera partiamo con un ciclo di incontri in cui abbiamo voluto allargare un po' lo sguardo. Allargare lo sguardo perché abbiamo voluto indagare anche come le persone senza dimora vengono raccontate, come vengono raccontate le loro storie. Nel ciclo di incontri ci saranno diversi punti di vista, ci sarà la letteratura, ci sarà il cinema, ci sarà il giornalismo, ma questa sera abbiamo voluto iniziare da quello che è uno degli strumenti più potenti, e cioè l'immagine. Ecco, per insomma guidarci all'interno di questo viaggio, ringrazio e invito a salire qui con noi sul palco i nostri due ospiti di questa sera, Raffaele Palma del CAUS, Centro Arti Umoristiche e Satiriche di Torino, e Paolo Siccardi, che è un giornalista e fotoreporter. Prego, venite pure vicino a me. Grazie mille, ci accomodiamo tutti direi a questo punto, siamo a distanza quindi possiamo anche toglierci la mascherina, ognuno al suo microfono. Ecco, allora grazie intanto per essere qui con noi, grazie per aver accolto il nostro invito. Io direi di iniziare subito, di partire subito dal tema di questa sera, appunto la dignità dentro l'immagine. Partirei con Raffaele Palma. Raffaele è uno degli ideatori del CAUS, il Centro Arti Umoristiche e Satiriche di Torino, che realizza tra le altre cose diverse iniziative, alcune di queste dedicate alle persone senza dimora. Tra le iniziative ne abbiamo appunto una in particolare, che è la mostra Crush Art, di cui vi parleremo fra poco. Ma prima diciamo che insomma facciamo un piccolo passo indietro, cerchiamo di inquadrare un po' il discorso e andiamo a vedere come nella storia dell'arte sono state rappresentate le persone senza dimora. Ci sono tantissimi esempi, noi ne abbiamo cercato qualcuno non troppo lontano, siamo rimasti un po' qui, insomma, verso la storia più recente, e quindi Raffaele, se sei d'accordo, direi di iniziare, di partire subito con la prima slide. Questa è San Martino e il Mendicante, quindi siamo intorno al 1500 di El Greco. Forse abbiamo problemi col microfono, forse è spento. Vediamo un po'. Adesso dovrebbe funzionare. Ecco qua, sì, sì. Adesso funziona. Se ho posto, sì, El Greco, certo. Il tema è il mendicante. Nell'arte i mendicanti sono stati essenziali per moltissimi artisti. L'arte deve essere grato a questo mondo di mendicanti, e i mendicanti a loro volta devono essere grati anche agli artisti, perché così facendo sono diventati, le loro figure sono diventate immagini iconiche nella nostra storia dell'arte. Ecco, sicuramente c'era poi una sensibilità un po' diversa, insomma, da quella con cui possiamo... Sì, sì, ma ancora oggi moltissimi artisti di fama
si avvalgono di queste figure proprio perché hanno la sofferenza addosso nella loro fisionomia, e quindi i ritrattisti sicuramente chiedono di poter accedere alla loro persona per poterli ritrarre, per poterli trasfigurare in altre immagini, non più religiose come un tempo, probabilmente legate più alla contemporaneità, senz'altro. Certo. Ok, vediamo adesso la seconda. Questa è Mendicante con mandolino di Lempicka. Sì, Tamara. Un diciamo, po' di problemi di pronuncia su questo cognome. Chiamiamola Tamara, precisamente. Tamara. Siamo all'inizio del 1900, ecco, certo. Ci vuoi parlare un po' di questo quadro? Di questo quadro qua, diciamo, cominciano a venire fuori i mendicanti che hanno un'arte, vale a dire, spesso e volentieri nel passato erano comunque veramente senza arte né parte. In questo caso il quadro raffigura un senza fissa dimora, un mendicante appunto che racimola il suo guadagno, la sua pagnotta quotidiana attraverso la sua esperienza di suonatore. Oggi come oggi basta andare a fare un giro in centro di qualsiasi città. Quanti hanno i loro strumenti musicali, oltre ai vari animali e compagnie belle, e attraverso questi strumenti musicali si guadagnano la pagnotta. Questa è un'evoluzione proprio stilistica. Ecco, vediamo allora la terza, Mendicante di Livorno di Modigliani. Qui siamo sempre all'inizio del 1900. Modigliani ha fatto una vitaccia, su questo non ci piove, e quindi probabilmente vedeva in queste figure qua una parte della sua difficoltà esistenziale, di vita. Quindi non mi stupirei se attraverso queste pitture lui dipingesse una parte di se stesso. Era come uno specchio, secondo me, poi. Ecco, ma ci sono degli elementi in comune, diciamo, fra queste tre opere, o comunque in generale nella... Il titolo, innanzitutto, compare sempre la parola mendicante, cosa che in questo periodo non si sente più, si usa poco o niente. Ricordiamoci che oltre alla metà del 1700, nell'Ottocento, fino ai primi nel Novecento, Torino era piena di edifici dedicati alla mendicità, quindi come ricovero dei mendicanti. E tra questo, tra l'altro, questa è una delle iniziative. Quella è un'iniziativa anche precedente dell'anno precedente, fare un tour in Torino dove vedevamo in esterno e in interno questi edifici storici. Uno per tutti è il Palazzo degli Stemmi in Via Po, che tutti quanti conosciamo. Un altro molto più recente, ottocentesco, e i poveri vecchi di Corso Unione Sovietica, ancora prima in corso Casale, credo, davanti allo zoo, e il Carlo Alberto, l'Istituto Carlo Alberto. Ma insomma, Torino è ricchissima di questi. Ecco, ma chi partecipa a questi tour? Sono persone che sono interessati all'architettura e alla storia dell'architettura. Noi abbiamo abbinato questi aspetti della mendicicomi storici attraverso l'evoluzione dell'habitat contemporaneo. Non ci sono più queste grandi strutture, quantomeno adesso sono ricoveri in ex chiese ormai lasciate in disuso, sconsacrate, come in via Arcivescovado, c'è, cioè, per esempio alle spalle dell'ex arcivescovado, c'è, cioè, appunto una chiesa che a me risulta essere ospitare una parte di questi senza tetto. Oggi come oggi vanno negli ex distributori di benzina, quantomeno lì c'è una tettoia, o si riparano nei grandi supermarket hanno queste enormi caldaie di cui il calore trasuda, certo, dalle grate, loro si piazzano lì sopra, quantomeno d'inverno si riparano dal freddo. Ci sono i bar bianchi, che sono quelli a moneta, dove non c'è un,
un individuo che serve, ci sono solo macchinette self-service. Bene, questi barbianchi spesso e volentieri di notte sono rifugio per qualche senza fissa dimora, non fosse altro perché ci sono i motorini delle macchinette che tengono caldo, certo. E quindi una soluzione. Ecco, torniamo fra poco da Raffaele e certo. Dalla mostra Clochard. Io adesso mi rivolgo a Paolo Siccardi, fotografo, fotoreporter che insomma nella sua vita ha avuto modo di vedere tanti esempi di marginalità. Ecco, tu utilizzi però un altro strumento che è la fotografia. Ecco, per avvicinarci insomma ai tuoi scatti che ci hai portato questa sera e che vedremo fra poco, insomma, vogliamo prima un po' inquadrare il contesto e quindi provare a spiegare insieme come ci parla la fotografia. Sì, intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi sembra abbastanza esplicita la frase che ho riportato qua sopra, in quanto io mi occupo di fotogiornalismo e mi trovo non solo a fotografare quelli che possono essere problematiche svariegate sociali legate al mondo, anche di senza fissa dimora. E questo è un punto fondamentale, nel senso che la fotografia deve trasmettere emozione, deve turbarci, toccarci nel profondo, ma senza togliere dignità di chi si sta fotografando. Questo cosa vuol dire? Bisogna avere del rispetto in queste persone, ma non solo in questo caso, nella fattispecie di senza tetto, senza fisso dimora. Il mio lavoro comporta fotografare proprio conflitti o qualsiasi altre cose, per cui è proprio l'approccio che hai con queste persone, ma partendo dal presupposto che tu devi essere in contatto con loro, devi avere un certo tipo di rapporto, di dialogo, per cui per me innanzitutto, soprattutto in certe situazioni, la cosa più importante è farmi accettare da queste persone, perché io non posso arrivare e rubare un'immagine, non ha senso. La fotografia ha una potenza particolare, secondo me, è quella che comunque può raccontare la storia. E se facciamo vedere la seconda slide, raccontare la storia vuol dire che fa parte della nostra memoria, ecco, che rimane. Puoi spiegare che cos'è? Ecco, questa immagine che è nient'altro che una parete all'entrata nella parte museale del campo di Birkenau, che esula ovviamente dall'argomento, ma però vi fa capire come la fotografia è importante, fa parte della nostra memoria storica. Queste sono immagini, ricordi di famiglia che venivano tolte alle persone quando entrarono nei campi, per cui la cancellazione della memoria, ed è una cosa pazzesca questa. Questo è successo nella Seconda Guerra Mondiale, ma si è perpetrato ancora avanti, nel Kosovo nel 99 dello scorso secolo, mi piace dire, no? Per esempio, è successa la stessa identica cosa, cancellazione della parte anagrafica. La fotografia ha questo potere di rimanere nella memoria, fa parte della nostra memoria. Ecco, andiamo avanti anche con la tua presentazione. Ogni fenomeno può essere vissuto in due diverse maniere, certo. Interno ed esterno. Cosa vuol dire? A me piace molto, io ho trovato, questa ovviamente è una citazione di Kandinsky, un pittore degli anni 20, quando lui ha scritto questo libro, appunto, Linee superficie. Questo concetto è un concetto dell'approccio alla vita che lui ha avuto, ma io l'ho adattato alla fotografia, in quanto la fotografia ci si può affrontare in due modi, quello in un modo molto distaccato, se fai vedere la seconda riusciamo a realizzare e dare l'idea. Allora, se noi siamo dentro una casa attraverso un vetro, vediamo questo mondo al di là di un vetro e non ne sentiamo i rumori, non percepiamo la sensazione che invece avremo se noi scendiamo per strada e ci troviamo a contatto con la persona, con le persone con cui vogliamo fotografare. Ecco che si esce dall'isolamento e ci si immerge in questa entità, ma questo vuol dire ovviamente avere un contatto con le persone, diretto con loro, perché l'importante prima di alzare una macchina fotografica è capire cosa si sta facendo, capire
i soliti concetti fondamentali giornalistici, chi, come, cosa e quando, ma l'importante è il perché sta succedendo questa situazione, per cui domandarsi il perché, capire, essere lì in quel momento per capire che cosa si sta facendo, non tanto per fare una fotografia, perché la fotografia deve toccare una parte interiore. Io dico sempre che la fotografia, le fotografie sono un po' la rappresentazione dell'animo in cui noi siamo, no? Per cui nella fotografia, la fotografia è oggettiva, la questione è evidente, ma nel momento in cui noi stiamo facendo una fotografia diventa soggettiva, perché la immergiamo di nostri sentimenti, del nostro stato d'animo. Per cui cambia aspetto, bisogna ovviamente fare molta attenzione, bisogna sempre, io parlo sempre, faccio un discorso nel campo giornalistico, non mi permetterei mai di andare oltre la fotografia giornalistica, però bisogna sempre essere super pates per raccontare la storia che si sta vivendo, e ovviamente questo pathos che c'è deve essere trasmesso di chi guarda l'immagine fotografica. Ecco, la fotografia... come è stata utilizzata magari anche in passato e come potrebbe essere utilizzata per raccontare tematiche sensibili come può essere quella legata alle vicende e alle vite delle persone senza dimora? Ma allora, intanto la fotografia, mi ripeto, ha questo potere enorme, e proprio perché ha questo potere enorme, e qui mi riprendo la sociologa Susan Sontag che diceva che ogni fotografia aspetta di essere didascalizzata e strumentalizzata. Ma perché? Perché è un'immagine visiva, perché è un aspetto comunicativo la fotografia, che non ha bisogno di parole, non ha bisogno di carte geografiche, è un impatto visivo ed è facile strumentalizzarla. Per quello, mi ripeto, è molto difficile, cioè bisogna riuscire a raccontare e non strumentalizzare l'immagine, cioè raccontare la verità, essere super partes. Un tempo dicevo la fotografia serve da denuncia, per denunciare un fatto. Sì, serve da denuncia, però bisogna fare molta attenzione, perché nel momento in cui noi ci attacchiamo a questo concetto, la fotografia di denuncia, siamo sempre a raccontare una parte della storia. Mentre io utilizzerei più un altro termine al posto di fotografia di denuncia, di testimonianza, perché noi stiamo testimoniando un avvenimento, e mi ripeto, super partes, perché dobbiamo testimoniare quello che avviene comunque. Ecco, faccio a te, Raffaele, la stessa domanda. L'arte come è stata utilizzata e come potrebbe essere utilizzata? L'arte è quella che abbiamo fatto noi nel caso di andare in giro per Torino e ritrarre i volti di questi clochard, sempre chiedendo loro per cortesia, per piacere, siete d'accordo, mica d'accordo, e grazie anche alla mediazione di persone che trattano tutti i giorni con loro, proprio per bypassare la differenza. Per noi è diversa, la testimonianza non esiste, ma noi andiamo a cercare l'anima di queste persone qua. Molti di noi sono acquerellisti, molti di noi utilizzano esclusivamente matite, pennarelli, oppure olio, oppure lavora esclusivamente in bianco e nero. Tutte queste tecniche aiutano a drammatizzare o a sdrammatizzare un aspetto del personaggio che vogliamo ritrarre. Quindi non è testimonianza, ma entrare dentro l'anima di quella gente secondo la nostra sensibilità e cercarlo di metterlo su carta o su tela. Chissà se mi sono spiegato. Ecco. Il bianco e nero è sicuramente molto più drammatico. L'acquerello ti dà subito un aspetto più delicato, più dolce. Il soggetto ritratto e difficilmente verrà considerato un sofferente rispetto al bianco e nero fatto con china, oppure con gessetti. Quindi comunque in base alla tecnica. Se in base alla tecnica esce fuori più o meno il personaggio da evidenziare. L'animo,
la sua storia, la sua sensibilità più che storia, diciamo così. Ecco, tu questa sera ci hai portato degli esempi legati al progetto di cui vi accennavo prima, che è un progetto molto, molto bello, che ha coinvolto diverse persone e che poi ha portato a quella che è stata la mostra Cloche Art. Ci vuoi raccontare appunto come si è sviluppato il progetto e poi andremo a vedere alcune presentazioni? Il progetto era quello, intanto, ogni anno proporre un qualcosa di nuovo alla cittadinanza per tenere, per quello che possiamo noi, un faro acceso su questa tematica dei Cloche Art, che sta sempre più crescendo, ma non solo in Torino, è dappertutto questa cosa. Per quanto riguarda quest'anno con gli artisti, io era da un po' di anni che pensavo a fare un qualche cosa con gli scultori. Mi è venuto in mente di riadattare il cartone attraverso gli scultori. Il cartone è un classico per i clochard, serve come loro dimora, come loro parapetto, come loro paravento, come loro coperta, eccetera. Leggendo in internet trovo che Vittorio Sgarbi aveva già fatto due o tre anni fa a Milano una cosa similare, allora l'ho accantonata e mi sono buttato non più sugli scultori ma sui pittori, sui ritrattisti. Infatti abbiamo lasciato da parte tutti quanti i concettualisti e gli astrattisti, non avrebbero avuto nessun senso in questa mostra. È stato da lì, ho raccolto un po' di amicizie, di gente entusiasta, altri hanno rifiutato perché non si osavano andare in strada a ritrarre, vuoi per una loro forma di vergogna di usare, tra virgolette, la condizione umana della persona ritratta, o per altri motivi. Certamente poi abbiamo dovuto chiedere ad altre persone, ad altre associazioni, di farci da mediatori e dire quale di quelle persone che ogni giorno venivano alla mensa del povero potevano essere disponibili a stare fermi come modelli 2-3 ore, di modo che noi potevamo ritrarli. Sono stati tutti retribuiti come normalmente noi retribuiamo i modelli. Che poi l'abbiano accettato oppure no, per una loro dignità, questo è ancora tutto un altro argomento. Noi l'abbiamo trattato da artista a modelli e loro l'hanno capito. Ecco, quindi c'è stata comunque sì. Partecipazione. È stato un rapporto umano, proprio umano e professionale, punto. Bene, ecco, allora direi di vedere alcuni di questi ritratti. Allora, sì, vuoi... No, prego, prego. Niente, allora, questo... il primo? Vai. No, vai tu. Allora, questo io insomma l'ho trovato molto particolare sia per un discorso di colori, ma anche insomma sembra una persona proprio elegante. Ce ne vuoi parlare? Sì, allora questo lavoro, che è di pura grafica anziché essere di vera di pittura, come più tradizionale possa essere, noi vediamo questo clochard che tra l'altro gira dalle parti di Via Nizza, dovrebbe essere un romeno o giù di lì, è una delle persone più eleganti che io abbia mai visto, che noi abbiamo mai visto in giro. Noi stiamo molto attenti all'eleganza, alla postura anche delle persone indigenti, perché la postura ci indica che cos'erano precedentemente a quella disgrazia che loro hanno vissuto. Guardate che postura ha questo qua, era proprio così, elegantissimo, era orgoglioso di se stesso, della sua nazionalità, ma anche del suo abbigliamento, un abbigliamento incredibile che lui cambia di giorno in giorno, sembra quasi un gitano, immaginatevi un po' un abbigliamento gitano cambiato di continuo, tra l'altro porta anche delle parrucche. Si toglieva la parrucca, aveva più e ha più capelli della parrucca stessa, quindi bizzarrie assurde, ma le parrucche sono di colore diverso l'uno dall'altro. King of the Road, perché effettivamente è il re della strada.
mi piacerebbe portarlo un giorno ad Armani o da Valentino, questo tipo qua. E vedere cos'è. Ecco, andiamo avanti. Ecco, questo cambia completamente la situazione, più drammatico rispetto a quello precedente. Se quello precedente voleva esaltare un'indole personale che non era per nulla scalfito dalla condizione di mendicità e forse anche di scentratezza mentale, se così vogliamo dire, in questo caso qua non compare Clochard, è sotto le coperte, è un bianco e nero, anche se il fondo è seppiato, non è seppiato, è fatto non su carta ma su legno. Vedete i portici, qua siamo in Piazza Vittorio, con tutti i dehors, le macchine, eccetera, e questo Clochard che si ripara, però invisibile, e la coperta con tutte le sue pieghe, con tutte le sue i vari drappeggi di queste pieghe, che vuole arrivare ai drappeggi, alle pieghe della sua pelle consumata, di questo Clochard, che poi si è manifestato, però dopo. Ecco, ma in questo caso il ritratto come è stato fatto? Nel senso, vi siete messi d'accordo con lui nel decidere di farlo così? Sì e no. Allora, in questo caso qua, questo dormiva, per cui, a parte che alcuni di noi sono andati per conto loro, non siamo andati in gruppo. Okay. Questo è un caso in cui l'autrice, che è, l'abbiamo detta l'autrice? No. Sì, Carlo Barbero, autore, chiedo scusa. Si è mosso per conto suo, è stato, e poi ciascuno di noi è arrivato e ha abbozzato il suo schizzo. Qualcheduno l'ha finito in studio, qualcheduno l'ha finito in strada. Questo è stato poi finito in studio, mi sembra ovvio, perché a fare tutto questo iperrealismo qua ci vuole del tempo. Andiamo avanti. Titti Garelli è una delle top di Torino. A parte che erano tutti nomi abbastanza conosciuti in Torino, anche qua non compare il volto del Clochard, che è uno molto giovane, lo si trova dalle parti di Via Cernaia, dalle parti di Porta Susa, e qua compare per la prima volta uno degli scandali dell'anno scorso, certo. E cioè il cagnetto che accompagna ormai d'abitudine questi Clochard, e che sapete che sono stati oggetto di critiche da parte, adesso, non voglio entrare in concetti politici eccetera, comunque l'amministrazione, prima di doverle accettare, c'era poi una ragione: molti di questi Clochard portano i loro animali all'interno delle strutture notturne, ed è un problema anche quello da risolvere. Cioè, sono tutti micro problemi che insomma vanno colti. Il colore in questo caso qua vira tutto sullo scuro, c'è soltanto, credo, i jeans, che denotano l'aspetto giovanile di questa persona qua. Sono proprio ammaccati ad arte, tagliati ad arte questi, anche la felpa, se vogliamo, è un aspetto giovanile, però E questo comunque, se mi permetti la piccola parentesi, è anche insomma significativo, ed è uno dei temi su cui spesso parliamo, e cioè il fatto che purtroppo si può diventare persone senza dimora a qualsiasi età, quindi davvero le persone che noi troviamo sono sia giovanissime sia persone magari più adulte. Osservate le mani di queste persone qua, sono ammaccate di brutto, queste mani qua sono tutte rovinate, e non dal freddo, perché era estate quando noi siamo andati in giro. I cani sono sempre addormentati, lo sapevate che c'è un'associazione, un gruppo di persone che gira anche in rete, che difendono questi cani, perché dicono: come mai questi cani stanno così buoni e bravi tutto il giorno, e tutto il giorno qualcuno se l'abbraccia addirittura senza che fanno una piega? Allora mica gli danno dei psicofarmaci, dei sonniferi, dei tranquillanti. Certo, c'è stato tutto. E si monta tutta la storia. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Qui dove siamo? Sì, Marcello Toma, questo qua è una tempera, però voi vedete qua che è solare questa tempera. Lui ha voluto prendere uno scorcio della mensa del povero di via San Francesco da Paola. E vedete che c'è il frate che ogni giorno distribuisce
che poi un po' il deus ex machina di tutto quanto questa organizzazione qua, e con i vari personaggi fuori in attesa di prendere e portarsi via il tutto. Però non è drammatico come le altre, dipende anche molto dalla sensibilità dell'artista, tutto questo. Probabilmente lui non aveva voglia di entrare in un singolo soggetto come hanno fatto gli altri. Ma di riprendere una situazione abbastanza buona, se vogliamo, perché poi viva Dio che ci sono queste associazioni che aiutano queste persone. Certo. Ritorna un dettaglio, Caterina Pallotta, che è un semidisegno, perché voi vedete che è stato tutto abbozzato a matita e poi è stato ripreso con la tempera. Anche qui non vuole mettere in evidenza nessun dramma particolare, nessun dettaglio. Sono sempre le mani che, oltre ai volti che gli artisti prendono particolarmente, cercano di mettere in evidenza nei loro quadri. E queste mani sono mani prostrate, sono mani congiunte, quasi in preghiera, così come il precedente che abbiamo visto, il cagnetto che guarda questa donna, che dei vestiti parrebbe una nomade, credo, non lo so, io non c'ero. Andiamo avanti, no, finite queste. Allora, torneremo anche certo. sulle immagini. Intanto grazie per averci portato alcuni di questi lavori che, vi ripeto, la mostra Cloche Art, tra l'altro se poi andate sul sito. Del Caos e sulle loro pagine potete vedere insomma l'esposizione. Ce n'è una cinquantina, quindi vi potete sbizzarrire. Questo è solo un piccolo accenno che, cioè, insomma, giusto una per rappresentanza di tutti gli artisti che abbiamo scelto in maniera certo. assolutamente neutra, senza nulla togliere alla bellezza delle altre raffigurazioni. Ecco Paolo, torno da te. Certo. Allora, come abbiamo detto prima, tu hai raccontato e racconti tante storie attraverso i tuoi scatti. Hai toccato con mano molte forme di insomma emarginazione, ma noi sappiamo che l'emarginazione non bisogna trovarla non solo in paesi lontani, ma la troviamo anche qui a Torino tra le nostre strade. Ecco, tu ci hai portato tre storie. Sì. Ma possiamo andare anche oltre a questa, volendo. Sì, sì. Okay. Sì, vi ho portato a vedere tre storie. Allora, la prima e la terza sono proprio storie individuate singole di persone, ovviamente di persone senza tetto, senza fissa dimora. Quella centrale ha più un nucleo, diciamo, più didascalico. Allora, iniziamo con la prima. Questa è la storia di Silvano, classe 32, questo signore anziano che purtroppo ha passato anche tutta una vita a fare il volontario in Africa, in diverse associazioni, e poi si è ritrovato nella vecchiaia avendo una pensione minima a non poter più pagare l'affitto. Questa è fatta ante-Covid, questa storia. Per cui, essendo invalido, è riuscito ad avere questa tessera ferroviaria e poter prendere i treni in Piemonte, in Liguria e in Lombardia e girare tutto il giorno, soprattutto d'inverno questo, ovviamente per non stare sotto un ponte o all'angolo di una strada. E è stato interessante perché noi abbiamo fatto un viaggio in treno da Cuneo a Torino, per esempio, passando tutto il giorno insieme, e sarà la prima parte della clip che vediamo. La seconda storia, questa, che sono quattro, sì, può far vedere anche l'altra, perché è un servizio su quattro pagine, per capirci, e come vi dicevo è più didascalica. Allora, questa entriamo nel vivo della situazione, finalmente, del Covid, che ci siamo lasciati alle spalle, comunque... Almeno speriamo.
Sì, almeno speriamo, almeno qua molte foto sono fatte anche durante il coprifuoco con i volontari della comunità Sant'Egidio con cui io ho lavorato e che vanno in giro ovviamente a portare bevande e pasti caldi alle persone soprattutto nelle vie centrali e anche in periferia, nella periferia torinese. Mi dicevano dei dati pazzeschi che in 10 anni si sono triplicati le persone senza fisso dimora e siamo arrivati, ha fatto un censimento l'Istat, 50.000 persone in Italia che usufruiscono proprio dei servizi di asilo notturni e certo, di mense, di queste cose qua. E poi c'è anche una parte ovviamente diurna, di senza tetto. E poi la terza storia, per concludere, è una storia che... Una storia a lieto fine. A lieto fine, che era sul giornale la scorsa settimana. Il giornale, lo ricordo, è Famiglia Cristiana. Sì, io lavoro per Famiglia Cristiana, per cui da un punto di vista ho la possibilità di poter fare una serie di servizi che possono essere italiani o esteri, proprio perché avendo alle spalle una testata ovviamente mi permette di farlo, perché come freelance, almeno per quanto riguarda l'estero, sarebbe impossibile. Questa storia invece di Gabriele, che ha 54 anni, lui è una persona che ha delle gravi patologie psichiche, su questo non ci piove, ma ha fatto dei racconti bellissimi. Io l'ho conosciuto l'anno scorso durante il Covid, lui stava in Piazza San Carlo in un angolo e continuava a leggere tutto il giorno i libri che io stesso anche gli ho portato, ma aveva delle valigie piene di libri lui. E i suoi racconti erano mischiati a quello che secondo me lui leggeva, alla sua fantasia, perché poi ti raccontava delle cose, era stato in Birmania, allora io il giorno dopo vado e li porto a vedere sul mio cellulare le mie foto della Birmania, e era evidente che non era mai stato in Birmania, ma magari chissà cosa aveva letto della Birmania, per cui era come se lui ci fosse stato con la sua testa. Beh, è anche un modo per insomma difendersi, può essere. Ma sì, sicuramente, questo sì, una persona dolcissima, devo dire. E poi, sempre tramite la comunità di Sant'Egidio, è riuscito a entrare in un progetto di accoglienza in una casa vera e propria sua, proprio da gestire, perché ovviamente molte di queste persone che vivono un po' ai margini, il problema è incominciare a dargli delle regole, e questa è la cosa soprattutto difficile ovviamente, no? Per cui non accettano delle regole. Lui con un'altra persona, Angelo, che è il suo coinquilino, insomma, che vivono insieme, stanno facendo questo percorso all'interno di questo appartamento. Io così sono ritornato poi dopo un anno, perché ogni tanto lo vedevo, lo incontravo, poi ci andavamo a fare anche il caffè insieme, per dire, cioè, perché funziona così. E sono andato a trovarlo nella sua nuova casa, e effettivamente è molto contento, per cui mi ha fatto vedere intanto la sua libreria con tutti i libri, che c'era di tutto e di più, devo dire, spaziava di tutto. Poi io gli ho portato delle fotografie stampate di quando lui era in Piazza San Carlo e gliele ho regalate, e gli ho fatto alcune immagini di dove lui adesso sta nella sua nuova casa. Beh, quello in realtà poi dei libri è un insomma un qualcosa anche di ricorrente che vediamo anche noi, poi lo approfondiremo magari nel nostro prossimo incontro, però anche vedere come sono legati a degli oggetti che per noi possono sembrare anche superflui, invece per la persona che insomma ha perso tutto, anche solo sì, quello sì, certamente, un libro, un'immagine sì, può sì, in qualche sì, modo essere insomma un elemento di conforto, diciamo sì, così. Sì, assolutamente sì, anche perché essendo umano comunque sì, io ti do perché esatto, tu mi sei, e l'altro prende, dice, voglio dire, sì, io conto qualcosa per un altro, esatto, perché sì, se pensa a me vuol dire che... Certo, ecco, adesso andremo a vedere un piccolo video. Sì, sono queste 3 clip, più che altro uno slideshow messo insieme. Anche perché c'è anche un altro punto da evidenziare, questo magari in parte un po' marginale rispetto al discorso delle persone senza dimora, ma tu lavori appunto per un giornale e c'è anche tutto un discorso di scelta degli scatti da, sì,
da far vedere, ma direi guardiamo prima il video e poi commentiamo. Stiamo qua. Intanto grazie per aver condiviso con noi questi tuoi scatti. Vorrei soffermarmi, magari fare un breve commento sia con te Raffaele che con te Paolo, su un piccolo particolare che ho trovato sia nelle immagini che ci hai portato tu sia nelle tue fotografie, e cioè il discorso dei cartelli. È un'immagine anche quella del cartello, vedere la scritta "ho bisogno di una carità" o piuttosto vedere la scritta "italiano 100%". Raffaele.
I cartelli, i veri barbone non utilizzano, i veri barbone, scusate, diciamo i clochard puri, i puristi, non utilizzano niente, si nascondono, le trovi nelle estreme periferie di Torino, le trovi nelle panchine più assurde, in un freddo glaciale, mi viene in mente Rosario di Via Sacchi, mancato un anno fa, lui è stato 20 anni lì, sempre nella stessa postazione, passavano sempre le stesse persone, qualcuno l'ha aiutato, qualcuno non lo vedeva nemmeno più. In centro, secondo me, è già profondamente diverso. Sti cartelli sono, mi sembrano quasi tutto uno standard, quasi stampati tutti quanti alla stessa maniera. Cosa vuoi? Io sono, nel fare questa mostra, nell'andare in giro a cercare i clochard, siamo andati a cercare veramente gli ultimi. Nelle periferie, dove non si vedono, dove sono nascosti, dove a volte qualcheduno muore e non sai perché, certo. E non sai dov'è, poi tra l'altro. Notizia tra l'altro di due però volevo giorni. Dire, se mi permetti un, certo. Se mi permettete un istante, voi trovate in quest'ultima immagine che ha fatto il bravissimo fotografo un clochard che è riuscito a uscirne fuori, ad emergere. Mi viene in mente una somala che noi abbiamo ritratto, che pur essendo una, non una senza fissa dimora, ma comunque una che ha delle difficoltà economiche e di vita pratica non indifferente, lei era e credo ancora oggi elegantissima nei suoi abiti somali, e alla fine della seduta di ritrattistica, quando le abbiamo dato il compenso delle sue ore ferme ed immobili, lei nella sua dignità fa no, l'ho voluta io e vi ringrazio per aver accettato la mia immagine per quello che è. La loro dignità, qualcheduno travalica il tutto. Questo rosario di Via Sacchi, mancato un anno fa, quando siamo andati a ritrarlo e abbiamo fatto vedere le sue immagini, ma poco due mesi prima che lui morisse, il suo sorriso, lo trovate forse sulla mia pagina Facebook o su Caos, lui dice, ma sono bello così, pensate, era grato agli artisti per avergli trovato quella luce nei suoi occhi che ormai si stava spegnendo. Ecco qua. Ecco, ma i ritratti li avete poi fatti vedere alle persone? Sì, 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 certo. E certo. Le reazioni che ci sono state? Ma quasi tutte positive, perché adesso a parte quelle nascoste, come abbiamo visto lì, generalmente vuoi per una questione anche di rapporto umano, sono sempre stati grati del lavoro che abbiamo fatto. Però volevo farvi notare una differenza che c'è tra un fotografo professionista e un artista. Tenete presente che l'artista, come follia, è in sintonia con la follia dei senza fissa dimora. Per cui un senza fissa dimora che ti vede circondato da dei pazzi squilibrati con tanto di cavalletti che stanno lì a prendere le dimensioni, eccetera. Concordo, sì, sì, è vero. E quindi trovano un feeling, dice, ma secondo me avranno pensato, questi sono più fuori di testa di noi, il fotografo invece può indispettirli. Sì, assolutamente, sì, proprio per questo secondo me bisogna avere, prima di tirare fuori la macchina fotografica, devi riuscire ad avere un rapporto con loro, certo. Perché poi sono loro che ti chiedono di farsi fotografare, cioè non sono degli animali in uno zoo, ma nessuno, quando noi facciamo almeno... esiste un, certo, po' un conto deontologico, diciamo, per cui, certo, teoricamente uno non dovrebbe fare le foto a muzzo, no? Per cui dovrebbe un attimino pensarci, avere rispetto, è la prima frase da cui siamo partiti proprio. Però riprenda, ha ragione lui, difatti, sui cartelli che sono standardizzati. Perché assolutamente. Ne parlavamo quando ci siamo insomma sentiti per questo incontro. Sì. Ci sono sempre gli stessi errori. Sì, 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 sì. Ma io infatti, perché li ho messe apposta queste quattro foto, ne avevo messe di più, poi ho detto, ma sono tutte uguali queste frasi. Allora ho incominciato a togliere le foto dalla clip, perché poi alla fine era il succo, era quello ovviamente, no? Però è vero, sembrano standardizzati. E poi è molto buffa, tra virgolette, quella delle...
italiana al 100%, secondo me. Sì, quella sì. Fa, insomma, fa pensare, fa secondo pensare. Me. Beh, cioè, questo devo dire, capita spesso anche a noi in Sportello, molte volte capita di vedere... Scusa, una piccola parentesi, un attimo, italiano al 100% è detto. Sì, c'era una vignetta molto bella dell'italiano al 100% che chiedeva l'elemosina, il suo piattino zero, nemmeno un centesimo, a fianco lo straniero che dice, provengo da... Vorrei ritornare là, aveva il piattino strapieno di quattrini. Basta. Beh, che se ne andasse. È drammatica questa cosa, sì. È humor nero, infatti. Però corrisponde alla realtà. Questa. Beh, certo. L'humor nero che comunque, esatto. Insomma, sì. È... Beh, sottolinea un dettaglio, questo, sì. Cioè, ecco, danno fastidio a molti. Abbiamo ancora qualche minuto. Io vorrei fare un piccolissimo gioco. Chiederei a Raffaele di commentare questa fotografia scattata da Paolo e poi Paolo commenterà uno dei... Una fotografia che... cioè, io la vedo tutti i giorni perché il mio occhio è allenato a vedere queste cose qua. Diciamo che no, tra l'altro io non l'ho, questo personaggio non so chi sia, mentre in altri io li ho riconosciuti qualcheduno. Mi dispiace, non saprei dire più di tanto. Ci sono tante bottiglie, non vedo tavernello, non vedo liquori, non vedo vino. A non livello vedo... di impatto, che sensazione ti dà una foto? Ci guardo tutti i giorni lì, non mi fanno né... l'impatto certamente è triste e drammatico per una società che non riesce ad uscire a sbrogliare questa matassa dei senza fissa dimora, e più ci impiegano tempo e più questi senza fissa dimora aumentano, si moltiplicano, eccetera. Non lo so, a me sembra... tra l'altro c'è anche un cagnetto, là vicino alle scarpe. Sì. Niente, per me è la normalità. Io vedo quello. La normalità. Sì. Paolo, se vuoi aggiungere qualcosa su questo scatto? No, ma io concordo che purtroppo è la normalità, perché noi siamo talmente abituati da un certo punto di vista a vederli per strada che diventa la normalità. Sì. Paradossalmente molti di questi, come avevi detto tu, si evolvono, si migliorano, vengono aiutati, riescono ad avere una vita quantomeno normale, forse a trovarsi anche un compagno o una compagna che per dividere il tutto, mi viene in mente... un ex clochard che è stato sui giornali per una vita in piazza a statuto e che sembra vagamente San Francesco, perché dà da mangiare agli uccellini. Se tu gli vai a dire, come nel mio caso, posso ritrarti, eccetera, ecco che in questo caso qua l'ex clochard, diciamo che si è rifatto un minimo di esistenza normale, rifiuta di essere... rivisto come un clochard che dà da mangiare. Lui vive con elemosina, in effetti, però guai a dire siamo in giro a ritrarre i clochard. Lui non lo è più, anche se tutti i giorni fa il mestiere che faceva prima ed è più elegante di me. Non perché ha quattrini, semplicemente certo. Per la... Beh, ma è sempre il discorso che facevamo prima, comunque la dignità di queste, sì, persone. Sì, ma qualcuno ne esce fuori, però non vuole più, rimane sempre nel giro dell'elemosina, più o meno, vagamente, però non vuole più essere identificato come clochard. Ecco, Paolo, mi sposto. Eccomi. Magari di qua? Sì, è un'immagine, anch'io non posso aggiungere molto, perché premettendo che non è che fotografo solo persone ovviamente invisibili, attenzione, però è chiaro che siamo abituati a vederle tutti i giorni. Questo io riconosco, che Piazza Vittorio io ho delle foto molto simili, per esempio. Più che altro è la loro casa questa, per cui è una curiosità strana che mi è venuto in mente, che ho visto ma solamente pochi giorni fa in via Roma, adesso vedendo questa foto mi è venuto in mente. Sapete che durante il giorno,
comici a Raffaele, tutte i loro cartoni vengono chiusi, messi sotto i portici in un angolo, no? E però da fuori spuntano magari delle coperte, delle cose. E mi ha incuriosito l'altro giorno un cartello che qualche zozzone, sporcaccione di cittadino per bene deve avergli buttato l'immondizia dentro, per cui c'era questo cartello sul cartone con scritto non è un cestino, è una casa. Cioè, per dire, no? Per cui, ecco, questo mi ricorda queste sensazioni, no? Perché è una casa per loro, è un giaciglio. Certo. Notiamo in ambedue le cose che non ci sono, non c'è vino, non c'è liquore nella tua immagine, certo, né tantomeno in questa. Quindi sì, non tutti sono alcolizzati, esatto, non tutti sono drogati, non tutti probabilmente sono pieni di altri psicofarmaci, va a sapere, perché qualcheduno sì, è davvero fuori. Eh sì, purtroppo diciamo che il tavernello va molto, e soprattutto d'inverno al freddo. Beh, sono sicuramente situazioni insomma agli esperti, difficili. Certo. Esatto. Ecco, se c'è qualcuno dal pubblico che vuole fare qualche domanda ai nostri relatori, i nostri relatori sono felici di ascoltare. Questo è il classico momento in cui nessuno fa una domanda. Mutismo completo. Mutismo completo. Bene. Potrei io fare una domanda? Assolutamente sì. Quando hai iniziato a fare questo, ad avere un'attenzione particolare per questo mondo dei senza fissa dimora, che è un mondo dark, è un mondo oscuro, anche se di giorno c'è un sole che ti spacca le pietre, è comunque buio, come a casa, quando sei tornato la prima volta, com'è stato? Ma è un discorso che devo ritornare un po' indietro. In pillole? No, in pillole sì, nel senso che senza peccare di arroganza, però avendo vissuto e visto profughi a migliaia e milioni, se non, e altre situazioni molto più pesanti, cioè, è chiaro che uno ci può star male, più che altro ci riflette sulle cose. Ecco. Perché tu sei un reporter anche di guerra, quindi esatto, il discorso è già ancora più È diverso per me, cioè non... Sì, paradossalmente stanno bene. Avendo questo, una mia sensibilità, cioè, è chiaro che mi va a toccare, questo sicuramente, però è chiaro che... non vorrei essere troppo cinico, però è chiaro che ti scivola di più di quelli che veramente stanno sotto un bombardamento, stanno in una tenda in mezzo al fango fin qua, per dire. Certo. Beh, poi in qualche modo comunque... Sì, certo, che ti tocca ovviamente, ma c'è tutto quello che noi fotografiamo, se c'hai ovviamente una parte di umanità e non sei un avvoltoio come fotogiornalista, ti va a toccare e ti costruisce, ti fa crescere. Questo è ovvio, altrimenti sì, non si partirebbe dalla prima, che non puoi togliere la dignità alle persone che fotografano, la prima frase. Questo senz'altro. Poi però ti barrichi, secondo me, noi prima o poi... Beh sì, è chiaro che comunque... Se no non vai oltre. No, cioè, certo. Sprofondi sempre più. No, certo, per fare un certo tipo di lavoro. Che non è cinismo, poi però. No, come fotogiornalismo hai bisogno di una corazza per ovviamente difenderti, certo, questo sì, sicuro. Beh, gli avvocati lo sanno molto bene. Beh, certo, ovvio. Ovviamente. Bene. Se non ci sono altre domande, mi pare di capire di no. Bene, allora, a questo punto io ringrazio davvero di cuore sia Paolo Siccardi che Raffaele Palma per essere stato con noi, per aver aperto questo ciclo di incontri. E davvero, siamo stati i primi. Siete stati i primi e davvero vi ringrazio a nome dell'associazione. Grazie a voi. E per ringraziarvi noi vi omaggiamo anche con un piccolo cadeau. Un faudale. Che ovviamente l'ho aperto al contrario, che è la nostra borsa con un ritratto, appunto, un disegno di Costantini. Grazie. Che gentilmente sì, perché voi avete anche un ottimo grafico, un ottimo vignettista umorista, tra di voi. È certo. Quindi che magari la prossima volta portatelo. Magari la prossima volta riusciamo anche a coinvolgere lui. Certo. Allora, io vi ringrazio. Grazie mille ancora. Allora, ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito online sulle nostre pagine. Ringrazio anche tutte le persone che sono qui con noi e in realtà a questo punto mi dispiace per chi è online, però chi è in presenza invece
nell'uscire troverà un piccolo omaggio che abbiamo voluto lasciarvi, un omaggio per il quale dobbiamo ringraziare profondamente la Bartolomeo EC, che dall'inizio in realtà della nostra associazione ci sostiene e ci aiuta nella nostra attività. Lia Varesio. Esatto, Lia Varesio. E l'omaggio consiste in un sacchettino con all'interno alcuni viveri, quindi un panino, due biscottini, un succo di frutta, una bottiglia d'acqua. Questo perché? Perché l'emergenza comunque non è solo la pandemia, non è iniziata con la pandemia per queste persone, ma è un'emergenza continua che continua ad esserci. E questo è uno dei pasti che le persone, come abbiamo anche potuto vedere attraverso alcune immagini questa sera, abitualmente consuma. Quindi noi abbiamo scelto proprio di lasciarvi questo sacchettino che potrete consumare per strada. Buonasera a tutti e do l'appuntamento. Grazie. Al prossimo incontro.